Total War Three Kingdoms è un viaggio che dura da 20 anni, in cui Creative Assembly ha esplorato il Mediterraneo dell'età classica, gli anni bui del Medioevo, gli imperi europei del Settecento, il Giappone feudale e ha fatto visita alle lande desolate di Warhammer. Three Kingdoms rappresenta un punto di arrivo ed è una miscela di tradizionalismo e innovazione che fatica, purtroppo, a scrollarsi dalle spalle alcune storture croniche della serie. Gli ultimi anni del secondo secolo d.C. non sono stati un momento turbolento solo per l'impero romano. Proprio nello stesso periodo si assisteva al tramonto della dinastia Han in Cina, un vuoto di potere che sarebbe stato colmato solo da incessanti lotte tra i signori della guerra. Un periodo come quello dei Tre Regni pare essere scritto apposta per un Total War. Dalla rivolta dei Turbanti Gialli fino all'ascesa della dinastia Jin è un incessante susseguirsi di dispute per il trono, immense battaglie, tradimenti e alleanze in cui spiccano alcune figure immortalate nelle cronache dei Tre Regni e nell'omonimo romanzo, rispettivamente le fonti storiche ufficiali e la narrazione mitologica di quell'arco temporale. Il quadro è estremamente frammentato ed è facile che molti nomi non rimandino ad alcun ricordo liceale. Il contesto però calza alla perfezione con la natura della serie e il titolo gode di un'ottima caratterizzazione, grazie ad esempio alla possibilità di impostare le voci in inglese o ad un'interfaccia disegnata in puro stile orientale. Le già citate cronache e il romanzo dei Tre Regni sono rispettivamente alla base di due modalità di gioco separate. La prima è più realistica e garantisce un'esperienza in linea con i precedenti titoli della serie, mentre la Romance Mode si avvicina, ovviamente senza sconfinare nel fantasy puro, ai recenti Total War Warhammer, dove i protagonisti assumono al rango di eroi leggendari semi-invincibili con poteri straordinari. Le principali differenze emergono durante le battaglie, mentre la parte gestionale della campagna resta in gran parte uguale nelle due modalità, una componente strategica dove si avverte con forza il cambio di registro. Le novità arrivano ancor prima di iniziare una campagna. Le 12 fazioni fra cui scegliere portano ora il nome dei loro leader, i veri protagonisti di un'opera che vuole essere innanzitutto un racconto epico. Non per fare i campanellisti, per carità, ma nelle prime battute c'è stata abbastanza confusione data soprattutto dei nomi spesso uguali e difficili da piazzare su una mappa dai confini decisamente estesi, con l'apice toccato in un momento in cui eravamo alleati di Wan Shao e nemici di Wan Shu. Superato lo scoglio iniziale, ecco venire a galla quella che con tutta probabilità è la campagna meglio realizzata della storia della serie. Creative Assembly ha ascoltato le lamentele dei suoi fan e, sin dal lancio, Three Kingdoms possiede svariate meccaniche dimenticate nelle ultime iterazioni. Fra scorte di cibo, riserve per le truppe, ordine pubblico, numerosità della popolazione e, ovviamente, entrate economiche, gli ingredienti da tenere sotto osservazione non sono pochi e spesso c'è da decidere quale risorsa sacrificare per ottimizzare i risultati. L'unico dubbio riguarda la suddivisione della mappa in commanderie, composte da un insediamento principale dotato di vari slot per le costruzioni e da uno o più insediamenti secondari legati a delle risorse prestabilite. Questa impostazione limita le scelte ed è soprattutto caratterizzata da una crescita strana. All'interno della stessa città, infatti, può essere costruito solo un edificio per volta, che può essere però realizzato istantaneamente tramite l'esborso di una maggiore quantità di denaro. Questa scelta rallenta il ritmo dello sviluppo senza una reale giustificazione. Anche le tecnologie non conferiscono un'adeguata diversificazione fra le varie potenze e seguono percorsi decisamente standard. In Three Kingdoms ciascun protagonista ha ora una sua personalità, uno stile di gioco differente ed è dotato di abilità uniche come ad esempio la possibilità di reclutare in territorio nemico o l'accesso ad alcuni edifici speciali. Vengono poi ripresi sia l'albero genealogico sia gli impieghi di corte a cui sommiamo gli incarichi e i posti da governanti per le singole regioni. I personaggi non sono più statue di gesso impassibili agli eventi, ma sono dotati di una certa autonomia. Scontentate un vostro comandante per troppi turni e questo non ci penserà due volte a voltare le spalle e a portare il suo esercito sotto il vessillo di un rivale. Una meccanica che conferisce allo svolgimento della partita un alto tasso di fluidità. Il concetto è espresso tramite il Guangxi, il sistema di vincoli che turno dopo turno si instaura tra le varie personalità e che non è mai scolpito nella pietra e che va a influenzare anche la diplomazia. Dichiarare guerra ad un nemico, ad esempio, rischia di far crollare il proprio regno dalle fondamenta se nelle schiere avversarie figurano generali molto amici con i nostri comandanti. Oltre a ciò, l'intera gestione delle relazioni è stata rivista, non limitandosi ai soliti patti di non aggressione o accordi commerciali. Le stesse alleanze sono determinate dalla fiducia reciproca fra i leader e sono il punto di arrivo di coalizioni in cui ogni membro ha il diritto di voto.
Three Kingdoms non risolve tutti i problemi relativi ad un'IA non sempre reattiva, ma di certo tappa le falle più evidenti. La diplomazia ha delle dirette ricadute sull'endgame e le ultime fasi si traducono in una battaglia senza quartiere tra blocchi contrapposti, delle vere e proprie coalizioni in lotta per il regno. Altra novità riguarda gli agenti. I classici assassini o campioni sono stati eliminati e, al loro posto, è stato introdotto un inedito sistema di spionaggio grazie al quale infiltrare le proprie pedine nei ranghi nemici per creare una rete in grado di sabotare eserciti, intere province o la dinastia stessa. Per quanto ricca e sfaccettata, la componente strategica è comunque solo l'antipasto della portata principale di ogni Total War, le battaglie. Purtroppo è proprio nella tattica che Three Kingdoms presenta le maggiori incertezze, mostrando da un lato un innovativo connubio tra fase a turni e battaglie, ma allo stesso tempo lasciando indietro quello che realmente fa la differenza nel momento decisivo. Gli interrogativi sorgono ancora prima che le spade cozzino, in particolar modo nella formazione degli eserciti e nel loro reclutamento. I soldati vengono arruolati direttamente dai generali e non sono più legati a determinati edifici, e ciò incide ancora una volta sul ritmo di gioco, penalizzato da eserciti che richiedono parecchi turni per essere a pieno rango. Altro problema è l'interfaccia, le statistiche dell'unità sono affidate a schede invasive e poco chiare. Allo stesso modo, gli indicatori posti sopra i manipoli sono troppo piccoli per distinguere efficacemente le varie tipologie di unità e senza la costante pressione della barra spaziatrice è persino difficile identificare a prima vista i due eserciti. La E inoltre resta incapace di adattarsi alle varie situazioni, schierando sempre la stessa formazione fatta di fanti in prima linea, truppe da lancio mal difese e con la sola cavalleria in grado di manovrare in modo convincente. Per quel che riguarda il ritmo delle battaglie, occorre fare un distinguo tra la modalità fantasy e quella più realistica. Sulla carta la Romance Mode prevede scontri più veloci dove risalta l'eroismo dei generali, da cui dipende spesso l'esito della battaglia. Nelle cronache il passo è più lento, assume un maggior peso la stanchezza delle truppe e gli stessi comandanti sono accompagnati da guardie del corpo. Le differenze sono più teoriche che pratiche e anche nella seconda modalità capita spesso che gli scontri non durino più di 5 minuti, con fughe di massa dettate da un morale che cala troppo velocemente. Quello che realmente contraddistingue la Romance Mode è la presenza dei duelli per i singoli eroi, scontri 1v1 altamente spettacolari, dotati di una spiccata profondità tattica e impreziositi dall'uso delle abilità speciali. Anche la resa grafica delle battaglie è altalenante. I modelli poligonali dell'unità sono fin troppo uguali tra di loro, ma la situazione migliora decisamente se si avvicina allo sguardo e si getta l'occhio sulle ricche animazioni e sull'effettistica, soprattutto al cospetto dei giochi di luce e delle scie infuocate. Discorso opposto per la realizzazione visiva durante le fasi a turni, con una mappa carica di dettagli e differente fra le varie zone, con un susseguirsi continuo di deserti, boschi e montagne. Bisognerebbe fare due recensioni separate per Total War Three Kingdoms e il giudizio non è mai stato così distante per la fase a turni e per le battaglie in tempo reale. Per le prime ci si deve solo alzare in piedi e fare i complimenti a Creative Assembly, ad esclusione di qualche piccola imprecisione la parte gestionale ha raggiunto livelli degni dei migliori in Grand Strategy. All'opposto le battaglie risultano insipide senza reali passi avanti per quel che riguarda l'AI e con una realizzazione dell'interfaccia che lascia parecchi dubbi.